Un'auto si è schiantata contro il muro del deposito GTT di Corso Tortona a Torino. È successo nelle prime ore di domenica e il tratto di marciapiede è stato transennato. L'incidente è avvenuto tra Lungodora Siena e via Ricasoli, di fronte alla rotonda che porta al campus universitario Luigi Einaudi. L'uomo alla guida, secondo le ricostruzioni, avrebbe perso il controllo dell'auto e, dopo aver colpito un altro veicolo parcheggiato, è finito contro il muro, sfondandolo. Per poter far uscire dalle lamiere della macchina lui e la donna con la quale viaggiava, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato. La donna è stata invece curata in un pronto soccorso nelle vicinanze. Il conducente sarebbe stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.